Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi un nuovo episodio di Arcage. Adesso non ricordo se è l'episodio 5 o l'episodio 6, insomma. Ma quello che voglio farvi vedere oggi è una cosa davvero particolare che non capita tutti i giorni, perché vi voglio far vedere la casa. La casa l'avete già vista, ma la sto per aggiornare. Quindi, prima di tutto, ora ci troviamo in questa zona, in questa regione in cui io avevo comunque più o meno iniziato. Gli elfi sono originari di Gweonid Forest. Andremo a casa. Quindi useremo il teletrasporto, qua ho messo la mia controllato, prima ovviamente servivo pietra per il teletrasporto e ora andiamo ad aggiornare la casa, faremo i preparativi dovuti e poi andremo ad aggiornarla. È un obiettivo comunque quello della casa aggiornata molto expensive, insomma, molto costoso. Infatti ho passato diversi giorni a tagliare alberi, a collaborare con i miei compagni di Gilda che mi hanno dato una mano tantissimo. Tra 6 ore saranno pronte queste piante. Qua non ho piantato appunto piante per fare questo lavoro perché sennò le avrei perse tutte. Poi, come vedete là in fondo, c'è una ragazza che gioca con noi in Gilda che mi ha prestato il suo campo intorno a casa e la casa dopo è un altro compagno di Gilda. Che mi ha prestato anche lui il suo e mi è stato messo a disposizione anche il castello. Vedete tutti gli alberi che crescono lì a lato del castello di Gilda. Sono tutti alberi che domani, tra 6 ore e mezzo, domani mattina o domani pomeriggio, insomma, andrò a tagliare. Allora, questa è la prima casa. La casa l'andremo ad aggiornare. Vedete col tasto F possiamo andare a vedere remodel, andare a costruire quello che ci manca. Insomma, prendere, ho dovuto recuperare questi qui sono mattoni. Mattoni ne servono 50, ognuno per i 60 blocchi. Quindi 5x6 sono 3000 mattoni. Qui sono 1500 blocchi di legno e ogni blocco di legno corrisponde a 3 tronchi e da ogni albero si tolgono 8 tronchi, quindi fate voi il calcolo. E qua 30, quindi anche qui 1500 lingotti e calcolate che scavate, magari scavate un quarto d'ora, 20 minuti, ottenete magari 200 iron ore. E mettiamo 300 e su 300 sono 100 lingotti e lì ne servono comunque un bel po', 1500. Craftati tutti questi materiali, spesi una barca di labor points, ho craftato questi materiali, dopodiché mi vengono richieste anche questi, che si comprano all'asta, costano un sacco, una follia, e questi invece si acquistano o all'asta o usando una valuta interna del gioco che guadagnate facendo l'Arce Pass, che è questa sorta di serie di quest che vi sbloccano vari oggetti, vi danno i diligence point e con i diligence point comprate questi blocchi qua. Quindi qui è tutto quello che serve. Quello che manca alla costruzione della casa è una, faremo la miner's house, 60 di tasse. 60 di tasse posso decidere io di craftarle direttamente da casa, quindi ogni 5 tasse sono 300 labor point, quindi se ne crafto 10 sono 50, me ne servono più o meno. Ne ho 40, 50, me ne servono quindi 10, 10 per 3000 non mi sembra il caso. L'alternativa è andare all'asta e comprarli. Ora, quello che mi tocca fare a malincuore è, vabbè, prima di tutto andiamo da mangiare le pecore e con questo cibo che ho prodotto e poi andiamo a tosarle. Così ci raccogliamo della lana e poi dovrò smontare anche questo. Quindi io adesso vado a toglierlo. E non so, a dirvi la verità, se lo recupererò. Quindi, in caso costa 35 gold, questo affare qua. Ho acquisito le. No, l'ho levato, non c'è più. Credo non ci sia più. Ho preso la lana, ma lo ship qui non c'è più. Devo andare a prendermi questo cancellino qui, che costa una barca di soldi davvero. Devo smontare tutto. Ho deciso di condividerlo con voi, in realtà poi ero mezzo d'accordo con la Gilda che l'avevamo fatto stasera, ma comunque è un lavoro mio, quindi insomma. Ho deciso di condividerlo con voi. Prendo le olive e poi daremo addio anche a quest'albero. Dopodiché andremo all'asta e compreremo quello che ci serve. Vedete, ora stiamo abbattendo l'albero. E ho ottenuto 4 gold, 4, scusate, 4 log, pochissimi della verità, la metà di un albero, un cedro normale. Ora andiamo all'asta, dicevo, e prendiamo 60 tasse che ci mancano, quindi tax certificate, me ne servono 60, no, ne continuiamo 40, devo averne 100, quindi una sessantina.
Vediamo dove costano meno. Qua costano 90, 88 gold, 88, 88, 88, 97. Ok, le comprerò da qui. Però non posso comprarle da qui ora. Devo andare assolutamente a prelevare soldi, perché vedete che ho solo 12 gold. E devo prelevare soldi sperando di averne a sufficienza. Adesso dovrei averne 90 da parte. Li prelevo, prelevo tutto, 90 withdrawn. Prelevato 102 gold. E poi cosa mi manca da fare? Devo andare a togliere il mobilio interno della casa, perché quello importante, devo ripiazzarlo. Perché una volta che la casa viene aggiornata, ed è una sorpresa anche per me, perché la casa diventerà come questa, però insomma, è la prima volta per me, quindi allora, diciamo che è stato un percorso lungo, questo della costruzione della casa, ma è una cosa che mi resterà per sempre, purché io paghi le tasse, insomma, di mantenimento della casa. E con l'aiuto della Gilda è stato determinante, ovviamente, a farlo da solo, magari non è tanto un limite di tempo, ma quanto di labor points, perché comunque i labor points finiscono in fretta, quindi ci avreste messo più tempo, ma nulla vi vieta, insomma, di fare tutto quello che potete, anche perché all'inizio le proficiency vi consentono di fare praticamente tutto, quindi non è un problema. Anzi, sono abbastanza alto in logging, a breve diventerò livello superiore, primo livello, novice. Lo sono quasi anche di gathering, di raccolta, e lo sono già di alchimia, sono 10.000. Lo sono già di construction, perché qua ovviamente spendete un sacco in tasse se le craftate voi, cosa che da quanto mi è stato detto poi non va fatto. Allora, in pratica, raccogliamo tutto quello che mi serve, quindi raccolgo questo che è stato un quadro, un riconoscimento. Prendiamo il letto è utilissimo perché se ci mettiamo il pigiama, come vedete qua ora, col pigiama possiamo una volta al giorno metterci a dormire, aspettare 7 minuti nel letto e rigenerare 50 punti labor di base più 50 ogni pezzo del pigiama, e i pezzi del pigiama mi pare siano 4 o 5. Preleviamo anche questo, che è il tavolo, il letto, sì, scusate, e poi preleviamo anche questo, che è il tavolo d'alchimista esperto che mi è stato donato. Quindi a questo punto non c'è più nulla, quindi possiamo procedere con l'aggiornamento. Rimodelliamo la casa. Miner Farmhouse, sono un coglione perché devo comprare le tasse. Devo comprare le tasse che non ho comprato. Quindi torniamo su. Oggi video a cazzo proprio, però andiamo proprio a provarci questa esperienza nuova insieme, perché voglio condividere. Poi il gioco ha scatenato anche dei non mi piace, però è giusto così. Allora, P tax. Ne compriamo 60 da questo qua, 88 e 85, ancora meno questo. Ok, ne compriamo 60, 50 più 1, 60, 53 gold, li andiamo a prelevare qui dalla posta. Ok, prelevo e abbiamo 100 tasse. Ora dovremmo avere tutto. Qualora ci fosse un problema, ci fermeremo qui, insomma, e riprenderemo una volta che riusciremo a farla a casa. Vi dico una cosa: io ho fatto l'altro giorno, avevo 600 gold. Ho mandato la foto in Gilda, fa cavolo, i più soldi miei. 600 gold sono finiti, ne ho 50. E calcolate che ne spendete una barca per potenziare l'equipaggiamento. Ma io non ho potenziato l'equipaggiamento, ho fatto altre cose. I soldi vanno giù, che è un piacere. Quindi, insomma, i soldi servono sempre qui. Ok, rimodella Miner Farmhouse. Abbiamo tutto. Abbiamo il martello. Build. Conferma. No. No. Rimodella. Miner Farmhouse. Build. Some decor. Va bene, confermo. Sì, sono d'accordo. Non me lo fa fare perché? C'è qualcosa in giro ancora? C'è qualcosa che ho lasciato in giro? Non me lo lascia fare. Però iniziavo già a vedere comunque un po' di cose. Quindi mi serve forse il martello. Il martello. Sì. Mi serve l'hammer. Credo. Quindi devo andare a prenderlo. Immagino. Continuiamo un avanti e indietro. Un avanti e indietro forse è nato. A prendere il martello costa un bel un gold. Poi dovrò mettermi lì assolutamente a fare qualcosa per aumentare i miei soldi. Lì è questo qua è il mio capogilda. È il suo personaggio alternativo, perché alla fine all'inizio guardavo un po' storcendo il naso che avevo un doppio account, ma mi rendo conto che effettivamente serve.
Serve per facilitarsi un pochino il gioco e godersi anche un po' più il gioco. Mi compro il martellino che non avevo. È fatto il martello. Pronto. Un gold. Quindi se n'è andato un po' così. Saltiamo. Ok, andiamo. Dovremmo essere pronti a sto punto. Io credo che non ci siano problemi per ultimare la casa. F. Rimodella. Miner's Farmhouse. Abbiamo tutto. Può essere distrutta. Sì, confermo. Ah, ok, lo sta facendo. Mi muovevo io come un pirla. Ah no, forse no, non comprerei neanche questa. Ok. Perfetto. Dovremmo aver fatto. E ora confermo con il martello da costruzione. Perfetto, la casa è pronta. Abbiamo, cosa bellissima, questi due. Vabbè, qua ci genererà in 59 minuti del minerale. Qui possiamo andare a piantare delle piantine. In pratica possiamo piantarne 50 in un blocco solo. Quindi possiamo scegliere che cosa andare a piantare. Adesso selezioniamo qua, prendiamo, vedete, possiamo scegliere riso. Ok. E invece che piantare 50 piantine intorno a casa, ne abbiamo 50 direttamente qui. E ora qua andiamo a piantarne altrettante. No, devo preparare il terreno. Ok, e poi piantiamo il corn seed. Ok, fatto questo, qua sotto siamo a posto. Qua c'è multi-purpose trimmer, che non so cosa sia per produzione di roba agricola, credo. Salendo di sopra abbiamo la nostra casa con gli oggetti che possiamo andare a piazzare. Quindi dobbiamo andare a ripiazzare il quadro che mettiamo qui, se possiamo. Scusi, perdoni. Ok, quadro piazzato. E poi andiamo a piazzare il letto. Il letto lo mettiamo così. Mettiamo lì sotto la finestra. Perfetto, e poi il tavolo da lavoro dell'alchimista invece lo mettiamo piano di sotto. Quindi sono veramente soddisfatto e poi tra l'altro se qualcuno della Gilda vedrà questo video, ma non credo, desidero ringraziare tutti perché è stato veramente, mi ha dato veramente un grandissimo aiuto. Metto qua, girato così, perfetto, perfetto. Quello che abbiamo piazzato, insomma la casa è qua. La casa è pronta, la casa è costruita. Vado anche ad aprire le finestre perché è giusto che poi entri un po' di luce, si cambi un po' d'aria perché la casa è nuova. Vedremo poi che cosa riusciremo a produrre a livello di raccolto giornaliero con la pietra. Però in questo caso la Gilda mi ha aiutato perché poi è un investimento, perché investendo in me poi hanno comunque un ritorno, dato che comunque contribuirò anch'io alla fornitura di materiali. Bene, allora, questo non so cosa sia, task jar. Ah, ok, qua ci danno delle quest giornaliere da fare, dove si produce del fertilizzante, insomma, mi viene dato un Gilda Star. Devo produrre del fertilizzante, così mi dice. E niente, poi vedremo. Deliver. Ah, devo trasportare materiale a un tizio dell'asta, va bene, devo consegnarlo, sì, là in cima, ok, là in cima, ma io credo di non avere del fertilizzante al momento, però della cacchina, ma sì, ce l'ho, così vedete anche in diretta, ah, eccola là, il punto di domanda viola, così lo vedete in diretta che guadagno un Gilda Star, così in diretta, e mi danno anche dei punti vocation badges. Vocation badges sono molto importanti, 500. Perché, appunto, come vi dicevo, mi posso andare a comprare le parti poi restanti del pigiama, che sono le pantofole e guanti, oltre che tante colture, in questo caso vedete la vaniglia, non potete comprarla, ma dovete spendere i 180 di questi con la fogliolina. Come si guadagnano? Si guadagnano facendo le quest giornaliere, ve ne vengono garantiti circa 3.000, ma anche raccogliendo roba, guadagnate quello. Ora,
mi vengono restituite delle tasse che avevo già versato in anticipo per la casa vecchia, mi viene chiesto poi di pagare una tassa di 50 per la casa. In questo caso ho tempo fino al 2 luglio per pagare, una settimana ancora e poi sono a posto. Bene ragazzi, allora abbiamo visto questo ennesimo episodio di Arcage, o Arcage, insomma come volete pronunciarlo, in cui abbiamo costruito la casa di livello 2, che è un obiettivo molto avanzato, perché comunque mi era stato detto quando dovrai fare la casa a livello 2 piangerai, e effettivamente non era nulla di proibitivo a livello di crafting, perché c'è roba molto più complessa, però. Allora, tasto F, che cos'è che è? Activation Vocation Quest. Vediamo un po'. No, non mi viene dato più niente. Ah sì, posso fare altro. Posso fare queste quest qui, mi danno gold, mi danno... Devo consegnare... Ok, molto interessante anche questa cosa. Volevo capire se posso potenziare la casa ancora, ma non dubito. Dubito ci sia un altro passo avanti da fare. Vediamo il tasto F, Remodel. Eh sì. Possiamo farla diventare una harvester, una casa per gli raccoglitori, una casa per coltivare, ma direi che non è questo il caso, quindi direi che abbiamo concluso la nostra esperienza a livello di costruzione. Ovviamente nulla mi vieta di avermi le altre case, devo fare comunque i conti con tutto il resto, con il fatto che dovrò pagare migliaia di tasse e così via. Posso piazzare i muretti anche qua, credo. Senza troppi problemi, vedete, posso mettere il muretto qui, fare un cancello oppure piazzarlo direttamente qua fuori, sono, non lo so, vedremo. Ringrazio ancora la Gilda, grazie a voi per la visione, spero vi sia piaciuto, lasciatemi un commento, cosa ne pensate di questo lungo percorso che abbiamo fatto, dalla prima rotta commerciale con la nave, il crafting del clipper, quindi la barca a vela, e fino alla casa di Tier 2. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!